Iniziamo parlando di complessità. Eh, è un argomento inter interdisciplinare perché eh, si tratta di un metodo, non di una disciplina, di un metodo, di un paradigma cognitivo con cui leggiamo tanti fenomeni tra cui l'economia, la storia, la felicità. Evidentemente non è emerso in maniera esplicita, ma lo, lo voglio ricordare proprio perché parliamo di visione complessa. Ci sono tanti libri su questi argomenti. Gandolfi, Benchirane, Waldrop, Gellman con il quarto jaguar e poi un vecchissimo libro che pochi di voi conoscono, Il macroscopio, che risale addirittura al 1978. Quindi eh, di libri classici sulla complessità ce ne sono tanti. Ma noi abbiamo scelto un altro libro molto più piccolo, poche pagine, 103, formato piccolo, 130 pagine. E con un punto di vista anomalo rispetto agli altri, perché è stato scritto da un fisico teorico che si occupa di quantistica, di gravità, eh, quanti, diciamo di argomenti piuttosto ostici. Qualche passaggio è anche ostico in questo libro, ma uh, è comunque stimolante. È il libro che abbiamo, consigliamo veramente come primo approccio a chi è interessato alla complessità. Uh, il libro si intitola Complessità, un'introduzione semplice. L'autore è Ignazio Licata, è stato pubblicato nel 2011, adesso ci sono altre edizioni, dalle edizioni Due Punti di Palermo. Uh, io mi cercherò di essere più asciutto possibile, quindi uh, laddove ci sono, uh, bandelle, testi dell'autore dell'editore, cerco di riportarmi a loro e non scrivere altre nuove uh, altre cose nuove, dire altre cose nuove. Allora, intanto l'autore, come, come viene presentato nella bandella Ignazio Licata. Del, nato nel 1958 è un fisico teorico direttore scientifico dell'ISEM l'Institute for Scientific Methodology di palermo e è editor in chief dell'Electronic Journal of Theoretical Physics ecco come l'editore presenta questo libro di Licata leggo una guida accessibile accattivante e completa per interpretare alla luce della teoria della complessità i fenomeni che accomunano ambiti solo apparentemente distanti come i sistemi sociali il management la biologia la mente le relazioni politiche la meteorologia e molti altri ma anche una proposta per una visione che capovolga il modo consueto di interpretare o gestire questi sistemi uh, mi prendo Altri due o tre minuti per scorrere insieme e commentare di nuovo leggendo eh, alcune citazioni la struttura del libro, così avrete anche modo di capire se vi interessa o no, eh, o se vale la pena di comprarlo e di leggerlo. Il primo capitolo si chiama Terra di Mezzo e, è, eh, e parla della zona intermedia in cui si muove l'uomo tra due. Cosmi, il microcosmo dove comandano le leggi quantistiche e il macrocosmo dove comandano le leggi della relatività. Tutto ciò che è vivo nel nostro, nel nostro mondo e sociale risponde alle regole della complessità. Secondo capitolo, metafora, modelli e filtri cognitivi. E, e qui eh, Licata parla delle differenze tra l'approccio tradizionale della, della scienza dura, quindi riduzionista deterministico, e il paradigma cognitivo complesso, che, si, che non si può non usare nello studio dei sistemi sociali, economici, appunto diciamo anche felicità, economia, eccetera. Terzo capitolo, vedere e costruire teorie. E qui eh, è un argomento molto interessante perché è il focus sull'osservatore. Nelle scienze dure l'osservatore lo, è esterno e nel mondo della complessità l'osservatore lo, fa parte del sistema, interagisce col sistema. E eh, Licata scrive una cosa molto interessante. Un modello scientifico è un occhio, un filtro cognitivo guidato dagli obiettivi dell'osservatore. Capitoli 4 e 5 La scienza fredda e assiomi riduzionisti. E qui il focus è sugli abbagli che derivano da un approccio lineare e riduzionisti ai, ai, ai problemi e fenomeni complessi. Abbiamo visto tanti fallimenti anche di iniziative di aziende quando si è rigidi, riduzionisti e deterministi nell'affrontare un sistema, un problema complesso. Arriviamoci, a, abbiamo verso la fine. Sesto capitolo, il mondo incerto, i creatori di mondo. E leggo qui cosa propone l'autore. Analogia, questa è bella, analogia tra il processo di conoscenza e il collasso quantistico del sistema collegato, entangled, mente-mondo. Questo è un capitolo difficile, ma secondo me vale la pena di sfidarlo anche se non si ha una formazione fisica, perché siamo... A una vertigine di concetti molto interessanti. E ancora Morris Different leggo anche qui cosa dice l'autore: riduzionismo ed emergenza sono due approcci complementari da utilizzare in maniera appropriata a seconda del fenomeno che si affronta. E chiudo dicendo, eh, elencando i cinque eh, principi. Eh, che ha individuato Ignazio Riccata per definire le proprietà e le caratteristiche dei sistemi complessi. Apertura logica, il principio di indifferenza, un po' più tecnico. Faccio prima ad osservarlo. Un sistema è la sua storia. Questa è la chiave fondamentale dei sistemi complessi. L'aspetto di reti piccolo mondo, small world, network. E chiudo con un, anche qui aperte virgolette. Il pensiero sistemico riflette la complessità del mondo. Non c'è un punto d'arrivo ultimo, il tutto di una teoria finale. Siamo processi che studiano processi inseguendoli cognitivamente. Ecco, con questo chiudo e vi ricordo, uh, trovate la, la, invece l'articolo ampio di 6-7 pagine su www complexityeducation.com Grazie.